Bentornati all'appuntamento con Mondo Futsal Fondi, undicesima puntata, l'approfondimento dedicato a tutte le squadre fondane impegnate nei vari campionati di calcio a 5, dalla Serie D provinciale alla Serie B nazionale. Iniziamo proprio dalla Serie B nazionale, campionato nel quale è impegnata la Virtus Fondi Calcio a 5, che però nello scorso weekend non ha disputato nessun match, in quanto questo campionato ha osservato un turno di riposo. Si tornerà in campo il prossimo sabato 28 marzo e i fondani saranno impegnati nel match valido come scontro diretto per il settimo posto a Perugia contro appunto il Perugia, sabato 28 marzo alle ore 15. Campionato dei rossoblù che in ogni caso finora è da considerarsi positivo. Chiaramente con una vittoria in questo match si metterebbe in cassaforte il settimo posto, risultato veramente di tutto rispetto per i ragazzi di mister Everton Rosigna. Passiamo adesso al campionato regionale di Serie C2 che vede impegnate due squadre del nostro comprensorio, la Gymnastic Studio Fondi e la Vis Fondi. Iniziamo proprio dai gialloblu della Gymnastic che anche in questo weekend hanno proseguito nella loro striscia positiva, ottava vittoria consecutiva per la squadra di Michele Treia. Il team del presidente Biasillo in questo particolare fattispecie ha battuto il Real Podgora con il risultato di 4-2, 2-0 nel primo tempo per gli uomini gialloblu che nella ripresa hanno poi concluso il match 4-2. Con questo successo la Gymnastic resta saldamente al primo posto a quota 53 punti, ipotecando forse la vittoria del campionato in attesa del derby contro la Vis Fondi. Infatti proseguiamo la nostra rassegna per quanto riguarda la Serie C2 proprio con la Vis Fondi che in questo weekend ha battuto il fanalino di coda Città di Minturno Marina al Palaborelli di Minturno. Risultato finale 6-3 per gli uomini di Mister Collu. Brutta partenza nel primo quarto d'ora per i fondani sotto 2-0, ma poi i rossoblù hanno saputo ribaltare le sorti del match vincendo il match stesso per 6-3. Da segnalare le doppiette di Capitan Passannante e del portiere Luca Napolitano che, approfittando del portiere di movimento degli avversari, nel finale ha realizzato ben due reti. Nel prossimo turno, come accennavamo in precedenza, ci sarà in Serie C2 il derby fondano tra Gymnastic Studio Fondi e Vis Fondi. Sarà proprio la società del presidente Cicalese a giocare sul proprio campo, sabato 28 marzo alle ore 18. Proseguiamo con il campionato di Serie C femminile che vede impegnata sempre la Vis Fondi che ha ottenuto tra le mura amiche un'importante vittoria 4-3 contro il fanalino di coda Liricalcio A5 2013. Un match sulla carta agevole ma che si è rivelato più difficile del previsto. In vantaggio 2-0 la squadra di Cibelli nel primo tempo si è fatta poi raggiungere sul 3-3 nella ripresa, mentre nel finale, proprio negli ultimi istanti, è arrivata la rete decisiva sul calcio di punizione del capitano Ilaria Centola. Con questa vittoria le fondane si portano a quota 38 in classifica, al sesto posto, a soli 4 punti dal terzo posto, che potrebbe essere fondamentale in ottica ripescaggi per la prossima Serie A2. Nel prossimo turno la squadra fondana se la dovrà vedere fuori casa contro la Roma Calcio Femminile, che è impegnata nella lotta per evitare i play-out, quindi un match duro che si disputerà sabato 28 marzo alle ore 18:30. Concludiamo come al solito la nostra rassegna con il Real Fondi, squadra impegnata nel campionato provinciale di Serie D, Girone B. È arrivato un altro stop, un pareggio casalingo contro il Formia 1905. La squadra del player manager Anto Giovanni, più volte in vantaggio, è stata raggiunta proprio nel finale sul punteggio di 5-5. Non è bastata la tripletta di Parasmo. Chiaramente, dopo l'ottima prima parte di girone di ritorno, una flessione che volendo ci può anche stare, ma che invita proprio la squadra di Anto Giovanni a una riflessione e soprattutto a ritrovare forza nelle gambe, ma in particolar modo nella testa. Nel prossimo turno, dopo un mese di sosta, la squadra della presidentessa Orticelli affronterà domenica 19 aprile alle ore 11 il Nuovi Orizzonti Formia. Si conclude con la Real Fondi questa nostra puntata di Mondo Futsal Fondi, ma vi rimando all'intervista all'ospite di questa settimana, Gaetano Ercole. Siamo con Gaetano Ercole, dirigente della Virtus Fondi Calcio a 5, squadra che milita nel campionato nazionale di Serie B. Innanzitutto, Gaetano, grazie di essere qui. Grazie a te Carmine per l'invito e un saluto a tutti gli spettatori di Mondo Futsal. È un piacere per noi averti qui. Io nella presentazione ho detto dirigente, ma è davvero riduttivo presentarti in No, questo modo, perché comunque ricordiamo che tu sei stato uno dei fondatori nel 2007 della Virtus Fondi Calcio a 5, allenatore che ha portato questa società dalla D alla Serie C2, l'hai salvata in Serie C2 in una stagione successiva.
per 2 anni allenatore dell'Under 21 e adesso figura dirigenziale oltre che vice allenatore. Ecco, sì. Un vero e proprio factotum di questa società. Hai fatto un bel riassunto, sì. Sono uno dei fondatori di questa società, un vanto perché la nostra creatura è passata dalla Serie D fino alla Serie B, tenendo sempre fede a dei valori sia morali che etici, il che mi dà grossa soddisfazione, insomma. Quando si ottengono dei risultati così lusinghieri, la soddisfazione è grossa, insomma. Penso di parlare anche per gli altri dirigenti della squadra, insomma. Sì, una società che, come dicevi tu, in pochi anni, no, ha raggiunto il palcoscenico nazionale in 6 anni, dal punto di vista degli anni solari, dal 2007 al 2013, sono 6 anni, e sì. Dal passare dalla Serie D provinciale alla Serie B nazionale è stato un bel salto. Ecco, prima di parlare di questo campionato, no, io vorrei chiederti, visto che tu, come dicevi, hai visto crescere questa creatura, certo. Come si arriva in 6 anni da una realtà provinciale a una realtà nazionale senza pagarne tantissimo lo scotto? Allora, la nostra prima grande fortuna è stato il primo gruppo storico della Virtus Fondi. Abbiamo cominciato a giocare con una squadra, secondo me, fortissima per la Serie D. Vado a ricordare giocatori quali Vaccaro, che ricordo quelli che non giocano più con noi, quindi Vaccaro, Cibelli, anzi, facciamo così, non nomino più neanche loro perché corro il rischio di scordare qualcuno. E quello è stato lo zoccolo duro che ci ha permesso nel corso degli anni, nonostante le defezioni per età o lavorative, di proseguire in questa fase di crescita. Diciamo che dal mio punto di vista i campionati più complicati sono stati i primi di C2, perché come ben sai a Fondi eravamo abituati a sali scendi, cioè dalla Serie D si saliva in C2 e dopo si scendeva, perché non si riusciva mai a mantenere la categoria. Noi ci siamo resi conto che il problema fondamentale non erano i giocatori, ma la parte tecnica della società. E infatti, grazie a questa, alla fine, questa idea ovvia, abbiamo preferito investire più che sui giocatori, investire sul quadro tecnico. Quindi vado a ricordare Argiolas, vado a ricordare Tullio Vellucci, vado a ricordare Gianni Napoli, che ci ha permesso di fare il vero primo grande salto di qualità. Vado a ricordare l'allenatore della scorsa stagione in Serie B, Paolo De Simoni, e quest'anno veramente penso che siamo giunti al top per quanto riguarda il quadro tecnico con mister Rosigna. Ricordiamo anche Andrea Santarelli. E Andrea Santarelli che coadiuva il mister nella gestione dei portieri, anche nella gestione della gara durante le partite. La nostra idea è stata sempre investire sui ragazzi fondani o al limite del comprensorio. Del luogo, sì. O del comprensorio, perché i ragazzi di Terracina comunque non li possiamo considerare come giocatori provenienti da fuori, sia per l'attaccamento che hanno sempre dimostrato alla maglia, sia per l'impegno profuso sia durante gli allenamenti che durante le gare. E quindi la nostra idea è stata sempre far crescere i giocatori che avevamo in rosa, integrandoli di anno in anno, andando a sopperire le lacune che la rosa poteva avere, con qualche innesto. E questo comunque ci ha dato ragione, il fatto di puntare sui nostri giocatori e sperare nella loro crescita sia tecnica che agonistica ci ha dato ragione. Questo qua penso che sia il nostro grosso punto di forza. Mi collego perfettamente a quello che tu hai detto, ovvero che quest'anno probabilmente dal punto di vista del quadro tecnico si sia raggiunto l'apice con mister Everton Rosigna.
Lottate attualmente per il settimo posto, una posizione più o meno di metà classifica in questo campionato di Serie B, dopo le difficoltà dello scorso anno Vabbè, preventivabili, preventivate e preventivabili, che comunque vi quello hanno consentito quest'anno di ripartire e di fare un ulteriore passo in avanti, un ulteriore salto verso una dimensione diversa, forse ancora superiore di questa società. Ecco. L'attuale posizione di classifica è ottima, vi siete tolti delle bellissime soddisfazioni come quella di battere una corazzata come la Mara Annursia certo. al Palazzetto di Fondi. Ecco, cosa vi ha dato, quanto vi ha dato Mister Rosigna, quanto è stato importante in questo ulteriore passo in avanti. Allora, come ti ho detto, il primo vero grande passo in avanti ce l'ha fatto fare Gianni Napoli. Mister De Simoni l'anno scorso è stato un campionato molto faticoso, sia per la grossa qualità del nostro girone. Con sei squadre del comprensorio di Roma che alzano in maniera esponenziale il livello qualitativo di qualsiasi girone in cui vengono inserite. E basti pensare che l'anno scorso nel nostro girone, se non mi sbaglio, vado a memoria, se non mi sbaglio c'erano 49 stranieri, quando la media degli altri gironi si aggirava intorno ai 18-20. Tenendo conto che c'eravamo noi che non avevamo stranieri, quindi vai a dividere questi 50 stranieri per 11 squadre e ti rendi conto della difficoltà che abbiamo trovato nell'andare ad affrontare queste Una media di squadre. 5 stranieri per Più o squadra, meno, incredibile. incredibile. Quindi per noi è stato proprio andare a cozzare contro un muro. Però anche quello ci è servito. Mister De Simoni ha comunque cominciato a dare gli input giusti alla rosa e quest'anno con Mister Rosigna fin dall'inizio ci siamo accorti dell'ulteriore salto di qualità a cui eravamo arrivati perché dal punto di vista dell'impegno che richiede alla rosa, quindi va ringraziato in toto la rosa dei giocatori della Virtus. Sia dell'impegno che ha chiesto a tutti i quadri dirigenziali della società. Questo allenatore ci sta facendo fare un ulteriore passo avanti proprio a tutti i livelli. Anche noi società ci siamo dovuti adeguare a delle richieste, a dei ritmi, a delle sollecitazioni da squadra, fra virgolette, professionistica. E quindi il salto in avanti, oltre che sulla classifica e sulla qualità dei giocatori, secondo me si può vedere anche sull'impegno messo da parte della società. E io penso di non dire nulla di sbagliato se vado a dire che il mister che noi abbiamo portato a fondi e che speriamo resti anche per il prossimo Campionato. campionato, sia uno dei migliori giovani tecnici emergenti in Italia. Penso di non dire nulla di particolarmente Errato. errato, perché è veramente un allenatore che unisce alla voglia, alla qualità del lavoro in allenamento, una pignoleria sui minimi dettagli e il desiderio e la voglia di far migliorare i giocatori nei punti deboli, che è veramente bello da vedere da parte nostra, bello proprio vedere come i nostri ragazzi crescono grazie all'applicazione. Ecco, tu parlavi di giocatori cresciuti, ovviamente parlare di giocatori come Wagner è fin troppo semplice perché oltre Certo, a Rosigna, mister allenatore e certo. giocatore, c'è anche Wagner che è l'altro straniero della squadra che sta dando tantissimo. Però, ecco, invece pensare a dei giocatori, tanto per fare dei nomi come Alessio Frainetti o Matteo Di Martino, Antonio Lauretti, Massimiliano Triolo, che in questo campionato stanno veramente facendo benissimo, si stanno togliendo delle grandi soddisfazioni. Addirittura uno di questi, Frainetti, battaglia con Wagner per il titolo di miglior marcatore della squadra stagionale, no? Certo. Quindi questo fa capire appunto che c'è stata una crescita di tutto il gruppo. Al di là dei numeri e dei giocatori che ti ho elencato, vorrei sapere da te, che li vedi più spesso di me, chiaramente,
il giocatore che ti sembra più cresciuto e che magari non ti aspettavi sarebbe arrivato a questi livelli di gioco. Cioè, che adesso guardandolo pensi, mamma mia, è arrivato fino a qua giocando in questo modo. Allora, il giocatore, allora, fare un nome è anche, fra virgolette, riduttivo, però il giocatore che secondo me ha fatto un salto qualitativo enorme, a parte i nomi che tu già hai fatto e a parte il fatto che secondo me veramente tutti hanno fatto un salto qualitativo enorme, il giocatore che veramente quest'anno non mi ha meravigliato, però mi ha fatto piacere vedere crescere in questo modo è Matteo Lea. Secondo me ha fatto un salto qualitativo enorme, perché la voglia di giocare, la grinta, la cattiveria agonistica sono state sempre sue caratteristiche peculiari, ma quest'anno, dal mio punto di vista, ha fatto un salto anche dal punto di vista qualitativo enorme. E sono contento di questo perché comunque tutti i giocatori che tu hai menzionato, comunque prima della Virtus, il massimo campionato che avevano fatto era una C2 di bassa medio classifica. Quindi approcciarci a un campionato di Serie B, come hai detto tu, metà classifica che è pienamente in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissi a inizio campionato e con risultati lusinghieri contro praticamente tutte le squadre del girone, comprese quelle di testa, è un grosso risultato. Grosso anche appunto tenendo conto da dove veniamo. Certo, che è sempre una cosa che non bisogna mai dimenticare, Certo. perché è anche quello che dà la forza poi per fare questi ulteriori step, passi di crescita. Invece, diciamo, nella parte finale di questa nostra chiacchierata, io volevo chiederti qualcosa sulle giovanili e quindi sulla scuola calcio anche della vostra società. Tu che sei anche stato un uomo che ha dato tanto a livello giovanile, dicevamo all'inizio, mister dell'Under 21 della Virtus Sì. per Penso 2 anni. Ecco, quest'anno l'Under 21 della Virtus si è avvalsa della per quota tre o per due, mi ricordo. per 2 anni sicuramente, poi correggimi se Forse sbaglio, tre, forse tre, forse forse tre. tre. Vabbè, comunque. Diciamo che quest'anno ti sei avvalso, o meglio, come società, vi siete avvalsi della collaborazione dell'amico Giampiero De Clemente per forgiare un gruppo Under 21 che potesse ben figurare in un Under 21 nazionale, Competitiva, girone N. competitiva. Molto competitiva, con delle realtà importantissime, ma con un mister molto bravo che Sì. secondo me è fantastico nel lavorare, per come lavora con i E giovani, mister Raimondo Santilli. Ecco, un tuo parere su questo. allora, faccio una premessa. Noi ci siamo non rivolti a Giampiero. Con Giampiero c'è stata sempre una sintonia di pensiero, soprattutto sulla parte del settore giovanile. Giovani. E c'è stata questa opportunità perché a fondi, diciamo, reperire ragazzi adatti all'Under 21 nazionale è complicato. Mentre Giampiero aveva una buona Under 21, e dato che il nostro intento come società Virtus, quindi come prima squadra, è crescere, il nostro intento è allargarci sul territorio. Quindi, certo, nostra base e fondi giocheremo sempre, questo non si mette in discussione, però essendo l'unica squadra del Sud Pontino che fa un campionato di categoria nazionale, speriamo di mantenere questa categoria, anzi di incrementarla. Quindi il nostro interesse è crearci un bacino da cui attingere più largo. Minturno da questo punto di vista è un territorio molto fecondo, sia per numero di società e sia per qualità dei ragazzi che sono presenti in zona. Per cui, anche grazie a mister Raimondo Santilli, che non avevo il piacere di conoscere personalmente e che ho conosciuto all'atto dell'accordo, e di cui appunto veramente una persona assolutamente stimabile, abbiamo proprio in quest'ottica intrapreso questo progetto. Speriamo di poterlo portare avanti perché fare un Under 21 nazionale comporta un dispendio di energie sia fisiche che mentali molto alto.
perché anche le trasferte cominciano a essere tutte pesanti, tutte impegnative, quindi partire la domenica mattina anche alle 7 per arrivare a Roma o anche oltre, giocare, è impegnativo. Anche per esempio per Mister Raimondo è stato impegnativo tenendo conto degli impegni lavorativi, degli aggiunti, quindi comunque è un grosso impegno, Impegno. quindi speriamo che Mister Santilli se la senta di farlo anche per Di l'anno prossimo, di proseguire, certo. proseguire. E in quest'ottica, proprio data la difficoltà che abbiamo riscontrato nel trovare giocatori pronti per un Under 21 nazionale, in quest'ottica ci fa molto piacere, per esempio, che esista la tua scuola calcio, che esista la scuola calcio della VIS. E inoltre abbiamo creato la nostra scuola calcio in modo da ritrovarci fra 4 anni, 5 anni, 3 anni, un gruppo di ragazzi che possono essere idonei a far calcare il campo nazionale, perché alla fine il nostro obiettivo primario è creare giocatori qua a fondi, in modo da avere una crescita che sia sostenibile, perché se si pretende di fare una società che come unica fonte di approvvigionamento sia gli stranieri o giocatori che vengono da fuori, non è il nostro modo di intendere lo sport. Quindi speriamo di trovarci dei giocatori fatti in casa. Certo. Per casa io intendo anche, come l'ho detto, la tua società Old Ranch, Oppure la oppure la Visfondi, Visfondi. certo. Chiaramente se un ragazzo è pronto, è capace, penso che anche tu come allenatore sia una soddisfazione mandare un ragazzo a fare un campionato nazionale. Oppure è un incentivo comunque avere È un grande incentivo, un sì. punto di arrivo. In questo senso il modello delle società dei Castelli Romani, penso alla Carli Sport Certo. Coggianco, che l'anno prossimo compirà il suo 25esimo anno di settore giovanile, Sì. oppure il Velletri, società molto abituate Ah, e quello, e a quello, ragionare in e, questo e quello a senso. cui dobbiamo arrivare è quello, Quello a cui si sì, deve puntare. quello è quello a cui dobbiamo puntare. Dal nostro punto di vista sulla scuola calcio abbiamo investito molto. L'istruttore con cui abbiamo cominciato è Antonio Lauretti. Il curriculum d'Antonio Lo conosciamo lo tutti. conoscete e parla da solo. La crescita anche d'Antonio quest'anno è stata anche la sua molto importante. E inoltre è coadiuvato da Wagner. Wagner, come non ha bisogno di presentazioni, perché è un giocatore che per 10 anni in Italia ha fatto solo campionati di alto livello e che come Ben perfetto. figurando anche in A2. Ecco, e soprattutto oltre alle qualità da giocatore abbiamo scoperto le qualità dell'uomo che sono comunque importanti. Quindi abbiamo unito queste due cose e quindi Wagner ci dà una mano con il settore giovanile. E intendiamo proseguire in questo modo, magari l'anno prossimo se riusciamo ad allargare Il settore il settore giovanile. giovanile e inserire altri giocatori della rosa che magari, dico un nome a caso, di Crescenzo, oppure che ancora studia e che quindi magari ha anche il tempo Da da dedicare alle impiegare, eventuali oltre ad squadre. avere delle qualità personali secondo me spiccate e adatte ad insegnare il calcio a 5 ragazzini. Quindi questo è il nostro credo, il nostro fine. Dopo magari può succedere di non riuscire alla fine perché le variabili sono tante, però il nostro punto d'arrivo è questo. Speriamo di farcela come non avrei mai pensato, 5 anni fa ho visto giocare per la prima volta Rosigna a Genzano, non avrei mai pensato di portarla a Fondi. Per me sarebbe stata Solamente un sogno. un'idea, no, neanche un sogno, un'idea di un pazzo. E adesso ce l'abbiamo qua, quindi avere dei fini alti non è mai sbagliato. Dopo si possono raggiungere o meno, però l'importante è avere un fine alto, insomma, essere lungimiranti. Gaetano, io ti ringrazio perché, come ogni volta che ci incontriamo, snoccioli veramente calcio a 5
per me, ma credo anche per gli appassionati a casa, sia veramente un piacere. Purtroppo dobbiamo concludere, No, però ti ringrazio tantissimo. un saluto di nuovo a tutti, è stato un piacere essere tuo ospite, in bocca al lupo per la cosa, l'attività professionale, fra virgolette, che stai portando avanti Mondo Futsal e Canale 7. che stai portando avanti in maniera molto importante per noi che facciamo questo sport, ci dai visibilità, ci date visibilità, quindi in bocca al lupo per tutto. Ti ringrazio e rinnovo l'appuntamento con l'ospite di Mondo Futsal Fondi per martedì prossimo.